Il bentornato negli studi di Tempo Radio, ora va al vice sindaco di Calcinato, di nuovo con Alberto Bertagna, bentornato. Buongiorno, grazie a voi. Con il vice sindaco c'è l'assessore all'urbanistica e alle attività produttive Mirko Cinquetti, benvenuto, bentornato. Buongiorno, grazie mille. Allora, gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordo una delle tante coordinate, il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp è il 338 17 19 105. Allora, esordiamo affrontando quello che abbiamo raccontato anche noi nel GR, appunto, cioè il primo cittadino, Marika Legati, che è stata aggredita e minacciata. Possiamo raccontare cosa è successo e commentare? Allora, è triste raccontare queste cose in radio. Noi veniamo qua normalmente per dare notizie di quello che si fa nel nostro comune, per informare i nostri cittadini, anzi... voglio cogliere l'occasione per fare gli auguri ai calcinatesi, perché oggi è il patrono civico di Calcinato e quindi troveranno loro gli uffici chiusi, però è festa comunale, quindi di nuovo auguri. Detto questo, dicevo che commentare questo fatto non è una, sicuramente per un amministratore, ma credo per un cittadino, una cosa simpatica. Che il primo cittadino venga aggredito, è vero, come non ha subito ferite fisiche, ma sicuramente ha subito delle ferite interne che vanno ben oltre quella che è la ferita fisica in sé, perché venire minacciato di morte all'interno del tuo comune da una persona, non entro nei giudizi per quale motivo l'ha fatto, ma di una persona che sta aiutata per tanti anni dal servizio sociale, beh, credo che questo oggi lasci il segno, e lasci un segno pesante, e ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere perché nonostante l'impegno che oggi ogni amministratore, ogni comune mette per cercare di aiutare quelle persone che sono in difficoltà, questo forse non viene recepito in modo corretto. E io faccio un appello a tutti quelli che fanno parte dell'amministrazione, anche all'opposizione. Questo è un messaggio, è un evento che ci deve far, l'ho detto prima, riflettere, perché siamo noi che diamo dei messaggi che poi possono rischiare di portare all'esasperazione e a far gesti che magari sono inconsueti, come è stato questo. Quindi credo che importantissimo deve venire in primis da noi di dare quei messaggi, che non è per forza devono essere positivi, ma devono essere comunque costruttivi, devono essere dei messaggi, un veicolo di aiuto, e questo deve essere importante a tutti i cittadini, ma un aiuto che va costruito insieme, altrimenti, ripeto, rischiamo di creare un allarmismo, e succede purtroppo spesso in tante circostanze, che poi, non dico che sia il caso specifico che lo dimostra, però oggettivamente c'è un'azione di negativa, tanto spesso e volentieri, che viene enfatizzata, e questo sicuramente non fa bene né all'amministrazione, ma soprattutto non fa bene a chi poi ha bisogno di essere aiutato. Quindi non enfatizziamo, appunto, proprio non strumentalizziamo, anche perché poi dopo c'è, appunto, chi fa di tutto un erbo un fascio, eccetera eccetera. Le leggo subito un messaggio, anche se di solito so che i messaggi li leggiamo, sì, dopo, però a parte che il nome è storpiato in Bretagna, comunque Bretagna, un saluto a Marika, che paura, appunto, in Milena, quindi da Milena si può riportare un saluto al primo cittadino, appunto, è arrivato questo messaggio. Mi segue sempre, quindi credo che sentirà in diretta anche questa. Allora... salutiamo anche Ines, invece, che manda un messaggio più colorito, però possiamo, ecco, senza strumentalizzazione, questa è una persona che di origine straniera, ma comunque che è stata seguita per parecchio tempo dai servizi sociali. I servizi sociali sono il comune, cioè sono i cittadini. Lo sa questa persona, alla fin fine, che ha inveito contro quelli che l'hanno aiutato per anni? Beh, credo che la persona, a parte che quando è stato bloccato dalle nostre forze dell'ordine, era sotto l'effetto dell'alcol, quindi c'è da dargli almeno questa attenuante, che non era totalmente presente.
sicuramente l'atto è gravissimo, come ha detto già il vice sindaco, e quindi deve essere non deve più ripetersi sicuramente in calcinato, quantomeno su tutto il nostro territorio, perché attaccare il primo cittadino è attaccare anche tutta la comunità di Calcinato, appunto. Quindi non penso che in quel momento se ne rendesse conto. E questo lo sappiamo, perché Marika, comunque, essendo lei la prima, diciamo che lei si è tenuta la delega ai servizi sociali, e quindi lei è a conoscenza di tutte le situazioni. Lei ha detto che questa persona l'ha incontrata parecchie volte, e quindi con lui ha anche cercato di affrontare i problemi che aveva e cercare di risolvere, quindi l'ha aiutato in primis. Sentirsi attaccata forse l'ha anche molto offesa personalmente, l'ha molto delusa, perché lei riversa molto del suo tempo e delle sue energie nell'aiutare e comunque nell'assistere chi ha bisogno. E questa situazione io l'ho vista l'ultima volta che l'abbiamo vista, anzi in giunta insieme, io e il vice sindaco, l'abbiamo vista proprio ferita nel suo orgoglio di persona che comunque aiuta sempre il prossimo. Dopo bisogna vedere situazioni. Lui nel frattempo, la sua situazione, dopo che col passare del tempo si era anche incancrenita, questa persona qua è da tantissimi anni in Italia, è senza lavoro, è senza casa, quindi pensiamo che anche lui viva una difficoltà dentro notevole, di sé notevole. Certo. Allora, vi leggo un messaggio prima di andare in pausa. Sono un cittadino di Calcinato e con l'aggressione al sindaco mi vergogno veramente, sono molto vicino al sindaco e condanno questo gesto. Fermiamoci un attimino con il vice sindaco e l'assessore del comune Calcinato, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, siamo in compagnia del vice sindaco di Calcinato Alberto Bertagna, dell'assessore all'urbanistica e alle attività produttive Mirko Cinquetti. Ci sono altri messaggi: toccare il sindaco vuol dire non rispettare tutti noi, e poi non giustifichi questa persona, assessore, eccetera. Diciamo che i messaggi, non leggo le seconde parti dei messaggi, comunque dimostrano un certo livore da parte dei cittadini di Calcinato nei confronti appunto di certi gesti, insomma, fondamentalmente. Allora, voltiamo pagina a questo punto, parliamo di progettualità invece, progetti in corso, visto che abbiamo l'assessore all'urbanistica e alle attività produttive. Cosa accade in questo comune estremamente laborioso da sempre? Ci sono un po' di progetti in ballo, sia per quanto riguarda il settore dell'urbanistica che per quanto riguarda le attività produttive. Per quest'ultima abbiamo e stiamo lavorando per lo spostamento del mercato settimanale. È un progetto che è da tanti anni e da tante amministrazioni che hanno provato a spostare il mercato settimanale, e stiamo cercando di avvicinarlo verso il centro. Adesso è in una zona, sì, diciamo semicentrale, vicina comunque a quelle che sono le attività commerciali e quello che può essere il cuore un po' più pulsante del comune, però noi vogliamo proprio portarlo nella zona centrale, vicino alle attività di commercio, vicino al comune, vicino a tutte quelle che sono anche i servizi, banche, posta e quant'altro, in modo tale da creare una sinergia tra tutte queste attività e questi servizi insieme al mercato, e rendere anche più vivo quello che è il nostro comune. Le dico che da tanti anni e da tante amministrazioni ci provano o ci hanno provato, ma non ci sono ancora riusciti. Spero, mi auguro quantomeno di riuscirci io, sono una persona abbastanza testarda e caparbia, quindi benché abbia già fatto una prova su strada e non è riuscita, perché comunque ci sono state delle difficoltà che andavano oltre quello che erano le mie conoscenze, ovvero c'erano
quelli che sono gli apprestamenti degli automezzi, appunto degli ambulanti che durante l'apertura andavano a intralciare dei pali, di quant'altro, dei cavi, delle strade, quindi al momento non si poteva. Sulla carta è un po' come arredare casa, sulla carta ci sta tutto, poi quando si va sul posto non sempre i conti tornano. Comunque stiamo rimettendo giù dei nuovi progetti e vediamo di portare a casa il tutto il prima possibile, magari nell'arco di un mese o due, anche perché il mio impegno non è solo quello di spostare il mercato settimanale, ma è anche quello di creare, quindi, come ho detto prima, una sinergia con i commercianti, con loro cercare una soluzione. Non è facile perché la realtà di Calcinato è una realtà piuttosto particolare. I commercianti non sempre, diciamo, aiutano o quantomeno sostengono quelle che sono le attività di noi assessori, perché non è che facciamo il lavoro che facciamo per interessi personali, ma lo facciamo per gli interessi della comunità intera. E quindi quello che vogliamo è portare o apportare delle modifiche o delle migliorie a quelle che sono situazioni esistenti, o creare anche qualcosa che possa dare un servizio in più a tutti i cittadini. Certo, quindi entro un mese o due però conta... Conto quantomeno di riuscire a trovare una soluzione ai problemi maggiori, e dopo partiamo per tutta la procedura, perché dopo deve essere coinvolta anche la regione, quindi bisogna comunicare alla regione, quindi il processo è un po' più lungo. C'è un altro anche progetto che riguarda il PLIS. Esatto, il PLIS, questo qua è il settore nostro dell'urbanistica, è il parco del locale di interesse sovracomunale. L'idea è partita da noi, dal comune di Calcinato, e siamo anche il comune titolare di tutto il progetto. Abbiamo insieme ad altri comuni come Bedizzole, ma spero di non dimenticarmene uno, Bedizzole, poi abbiamo Montichiari, Calvisano, Carpenedolo, poi su abbiamo Vestone, Rue Volciano, e siamo in 8 comuni che insieme vogliono sull'asse del fiume Chiese creare un parco locale di interesse sovracomunale. Vobarno c'è, giusto per Vobarno, sì, ecco, esatto, okay. Anche Vobarno, vero. Si saltava. No, perché non tutti hanno partecipato, per esempio Nuvolera, Nuvolento, che magari hanno piccoli tratti, Calvagese della Riviera, anche quello, non tutti hanno partecipato, hanno saputo, a mio avviso, cogliere l'occasione, perché era un modo, ma non solo per creare, non si deve intendere il parco, a mio avviso, come un luogo, come un posto dove alla fine tratta solo e unicamente l'aspetto della natura, della flora, della fauna, ma anche come opportunità, un'opportunità di lavoro, un'opportunità di crescita, un'opportunità anche sul turismo. Il territorio nostro è un territorio che per quanto riguarda Calcinato, quantomeno, non vive di turismo, cioè non ci sono persone che vedono Calcinato, vivono Calcinato come turisti, però può essere la possibilità, e il fiume Chiese, siccome è uno dei fiumi più importanti, per quanto riguarda la Lombardia, è uno dei fiumi più importanti, però non ci sono progetti sul fiume Chiese. Non ci sono aree protette, noi cerchiamo di creare qualcosa che accomuni il nostro territorio, che in questo caso è il fiume Chiese, e da lì ampliare un progetto per portare anche qui una sinergia tra i vari comuni, per quanto riguarda il commercio, il turismo, le attività produttive e quant'altro. Certo. Sugli odori avete delle novità, se posso chiedere? Allora, ci sono novità, nel senso che comunque il lavoro che si sta facendo con gli enti preposti per quanto riguarda il discorso che si è manifestato qualche mese fa, che poi si è ha iniziato un'operazione in sinergia anche con alcuni comitati,
ed insieme a questi, insieme a altre realtà che sono l'ARPA, l'ASL eccetera, si sta andando a monitorare quelle situazioni che si rilevano diciamo più pesanti sul territorio. Mi collego a questa cosa perché è importantissimo avere sinergia, quello che abbiamo detto prima, tra ente amministrativo, cittadini, per proporre qualcosa di positivo. Se c'è questa sinergia, io sono convinto, visto che siamo comunque tutti cittadini di Calcinato, viviamo Calcinato, abbiamo i nostri figli a Calcinato, quindi tutti noi, se riusciamo a fare una squadra, se riusciamo a fare sinergia, io credo che sia un vantaggio soprattutto e che deve andare mirato per i cittadini. Certo. Questa sinergia va anche fatta, lo diceva prima l'assessore Cinquetti, tra i comuni. Bella esperienza è quella che si sta instaurando con il PLIS. Una cosa positiva, a mio avviso, che sta per nascere, che verrà, diciamo, avrà il suo battesimo il 29 di gennaio in Consiglio Comunale, è un'altra sinergia che andrà a diciamo inaugurare il fatto che ci sarà una convenzione di gestione associata per il servizio di polizia locale. Questo, ripeto, è importante perché dà il via a un'unità, soprattutto a livello di gestione. Ovviamente, come tutte le cose che iniziano, prima c'è un periodo di fidanzamento, poi se saranno rose fioriranno e si andrà a definire il tutto. Ve ne parlerà, io credo, la prossima volta che verrà l'assessore di competenza del Sole Vergano, a cui va il mio applauso personale, ma credo di quello di tutta la Giunta, sì, perché sì, esatto. È da tempo che sta cercando di portare, diciamo, in essere questa convenzione, che avrà la sua importanza tra io mi auguro il più breve tempo possibile, perché andrà, come ho detto prima, a costruire una sinergia che porterà sul lato della sicurezza un valore aggiunto importante per tutti i cittadini di Calcinato. Quindi questo credo che sia una dimostrazione che si lavora non nel proprio guscio, ma si apre il più possibile per avere il miglior servizio per tutti i cittadini. Assolutamente. Allora, vediamo. Allora, Calsina merita un po', perché ci sono strade piene di buche. Io lo traduco perché ho una pronuncia... Calsina, è vero. Ah, Calsina, giusto. Calsina. Infatti dicevo cosa è Calsina, infatti Calsina. Calsina, la scrittura mancava qualche accento, però va bene. No, merita sicuramente di avere l'attenzione maggiore possibile. Qui c'è il problema, il solito problema annoso del bilancio, che poi si ricollega al fatto, dicevamo prima, servizi sociali, eccetera. Faccio una piccola polemica, se vogliamo dirla tutta. Io credo che debba partire dal governo centrale, che non può più pensare che i comuni siano esclusivamente un bancomat. L'assistenza sociale, l'assistenza a quelle che sono le strutture comunali non può dipendere esclusivamente dal comune se lo stesso Stato centrale continua a tagliare risorse. Quindi le tensioni sociali che stiamo vivendo sono, a mio avviso, un allarme che lo Stato centrale deve cominciare a perseguire. È inutile fare gli spot perché bisogna tutelare il comune e poi non si dà la mano al comune o agli amministratori che vengono messi in prima linea. È inutile fare il bon ton e spendere decine di ore alla televisione perché un allenatore di calcio dice una parola fuori luogo e anche punibile e poi non si evidenziano certi fatti importanti come sono successi a Calcinato. Io spero che sia l'ultimo caso che succeda, perché veramente torno al discorso iniziale, perché mi ha toccato particolarmente. Però davvero bisogna che tutti insieme, a partire da chi gestisce questo discorso dell'immigrazione, perché non ci nascondiamo, se nascono queste situazioni sono perché c'è una malgestione a monte di un fenomeno importante. Tra poco a Montichiari, apro e chiudo subito la cosa, ci sarà probabilmente un insediamento alla caserma Serini, io auspico che ci ripensino, di centinaia di immigrati. Siamo aperti ad aiutare tutti, però in primis dobbiamo trovare il sistema corretto, perché questo poi non diventi una cosa ingestibile. Quindi certo. Invito davvero chi ha le
responsabilità sovracomunali a riflettere su questa situazione. Allora, vi prego di rispondere telegraficamente perché abbiamo diversi messaggi e il tempo praticamente esaurito. Claudia anche esprime solidarietà al sindaco, un abbraccio al sindaco. Chi sbaglia, dice, chi sbaglia, dunque, chi paga siamo sempre noi e non ha colpe. Ciao da parte di Claudia, quindi solidarietà al sindaco Marica Legati. Dunque, parliamo di commissioni, parliamo di parità che voi non avete mai avuto, dice un messaggio appena arrivato. Se specifica meglio, io sinceramente non posso dare risposta perché potrei pensare tante cose, però sono cose che penso io. Poi ci sono diversi messaggi che riguardano l'ambiente. Stefano dice: sa se il pericolo cavi di prestito è davvero scongiurato o ci riempie un discarti di acciaieria? Sa qualcosa degli sversamenti, chiede Franco. E poi ce n'era anche una, diceva non si può ecco, possibile dover chiudere le bocchette dell'aria in tangenziale prima della galleria? Che cosa c'è in quella collina con i tubi, chiedo un ascoltatore. Sono cose che non competono. Per quanto riguarda io mi sembra di aver capito, per quanto riguarda la cava di prestito, forse riguardano quelle per il progetto sulla TAV, sul treno ad alta velocità. Oddio, scongiurato. Sì, abbiamo trovato un accordo così a grandi linee con CEPAV, nel senso che ci sono tantissimi ambiti di escavazione ancora aperti e quindi si pensa che si utilizzeranno prima quelli che non creare nuove cave, anche perché hanno capito che sono un problema per tutto il territorio e per tutti i comuni dove viene creata una cava. Però giurare che nero su bianco è stato firmato qualche cosa io non posso, perché calcinato non hanno fatto nulla. Dunque, posso collegare a questa cosa? Perché vi prego velocissimamente. Allora, sempre andando a ragionare su chi deve decidere. Ecco, io trovo scandaloso che una proposta che viene dalla Regione Lombardia, intendo dire l'indice di pressione, tradotto molto velocemente, se un paese è saturo, come Calcinato, Montichiari, di cave e di scariche, quello che si cercava di fare con l'indice di pressione è dire: ora questo paese è saturo, non mettetecene più. Sembra, ripeto, che il TAR invece abbia bocciato questa cosa e lo Stato centrale dica: no, se un paese è saturo, visto che comunque quello è già degradato, bisogna continuare ad andare lì. Io credo che questa sia veramente aberrante e spero che venga risolto questo problema, perché è inutile che sul territorio ci battiamo per un po' di odore e poi ci ritroviamo a dover combattere contro i mulini a vento. Ecco, scusate, anche questa è veramente una cosa assolutamente giusto. Ladri e furti e giostre, dicono anche. Però voi non fate nulla, diciamo. Ladri, furti e giostre, noi non facciamo nulla. Abbiamo appena detto che abbiamo fatto una convenzione con gli altri comuni per cercare di aumentare questa possibilità di controllare il territorio. Questo ci permetterà probabilmente di fare delle pattuglie notturne e di implementare i controlli. Quindi io credo che stiamo facendo molto. Purtroppo non è semplice sempre fare le cose che si vorrebbero fare in tempi brevissimi, ci vuole il tempo, ma qui stiamo dimostrando di metterci la faccia e di cercare di fare le cose in più breve tempo possibile. Allora, la prego telegrafico, è una proposta per l'assessore all'urbanistica, dice: non si può cambiare accesso a Ponte San Marco, molti entrano davanti a un altro strumento che ormai ha chiuso purtroppo, e poi passano la piazza a tutta velocità, dice Rino. Allora c'è un progetto, è da tanti anni diciamo sul tavolo comunale, che è quello di creare una rotatoria in modo tale per facilitare anche l'ingresso e l'uscita in quella zona che sappiamo anche noi da tanti anni è satura. Purtroppo non ci sono ancora le risorse per poterlo fare. L'abbiamo chiesto come opera compensativa nell'eventualità che venga eseguita la TAV. È stata accettata, ma anche qui, se avremo i fondi magari potremo farla noi prima, anche perché non si sa bene quando partirà e se partirà la TAV, e eventualmente ci sarà da andare avanti con il semaforo. Benissimo. Grazie a entrambi, quindi al vice sindaco di Calcinato Alberto Bertagna. Grazie mille a voi, a tutti. E questa la voce, quindi grazie anche all'assessore Mirko Cinquetti, grazie. Oggettistica, mercatino del mobile usato, a Castiglione delle Stiviere, via Mazzini 68, telefono 345.